Buongiorno a tutti, eccoci con la lezione di Pilates. Iniziamo con un po' di riscaldamento, teniamo bene i piedi paralleli, inspiriamo ed espiriamo spostandoci leggermente avanti e indietro. Quando ci spostiamo avanti le braccia tese si spostano indietro e quando portiamo fuori l'aria andiamo a portare le braccia indietro e il busto avanti. Inspiro, cercate di mantenere bene il controllo quando fate questi esercizi. Inspiro, espiro. Cerchiamo di attivare bene le catene muscolari. Quando ci spostiamo indietro, tibiale, tallone, bicipite femorale. Quando ci spostiamo avanti, andremo ad ancorarci alluce, polpaccio e quadricipite. Inspiro, adesso mentre ci spostiamo avanti ci solleviamo sulle punte dei piedi. Inspiro, fuori l'aria salgo sulle punte. Inspiro, fuori l'aria saliamo sulle punte dei piedi. Inspiro e poi ci manteniamo sulle punte dei piedi in appoggio sui metatarsi, non sugli alluci. 5 volte inspirando, 5 volte buttando bene fuori l'aria. Cinque volte inspira, 5 volte butta fuori l'aria. Scendiamo di nuovo sui talloni, inspirando riportiamo le braccia tese avanti, espirando dietro. Risaliamo sulle punte dei piedi, 5 volte inspira, 5 volte butta fuori l'aria. Inspira, fuori l'aria l'ultima volta. Espira. Risali sulle punte dei piedi, 5 volte inspira, 5 volte fuori l'aria. Quando scendiamo cominciamo ad oscillare le braccia alternando braccio e gambe. Lasciate cadere le spalle, respira e inspira. Manteniamo bene l'allineamento, cerchiamo di sentire le nostre gambe rilassate, lasciate andare le spalle rilassate. E poi andiamo ad avvicinare il tallone, inspira ed espira. Inspira, fuori l'aria. Cercate di non seguire il piede che si allontana, ma di avvicinare il tallone alla mano e di allontanarlo, in questo modo. Ci fermiamo, stacchiamo il tallone destro e ruotiamo con tutto il busto. Inspira. Inspira, stacca il tallone, ruota, inspira, ancora una volta, fuori l'aria e avvicinandoci al piede che portiamo avanti allunghiamo bene le braccia verso il soffitto, inspira, andiamo ad appoggiare il tallone a terra, rimaniamo con un piede, esattamente a un piede dietro al tallone, inspira. Quando scendi, e espirando sali sulla punta del piede. Appoggia bene e cerca l'attivazione del quadricipite della gamba che rimane a terra. Inspira, allunga. Appoggia bene a terra, appoggia bene il quadricipite a sinistra e ritorna. Alla stessa distanza mantieni, attiva bene il quadricipite, allunga. Inspira, torna e ripetiamo tutto dall'altra parte.
inspira ed espira. Facciamo una bella passeggiata, lasciate cadere le spalle, sentite invece le braccia forti. Lo stesso vale per le gambe sono ben presenti, le anche le lasciamo belle rilassate. Andiamo ad avvicinare il tallone alla mano, inspira ed espira. Inspira ed espira. Ci fermiamo, solleviamo bene il tallone sinistro e ruotiamo. Inspiro, apro e espiro. Inspiro. Ci fermiamo per raggiungere la gamba. Allunga bene le braccia verso il soffitto, appoggia il tallone, un piede avanti, un piede indietro. Inspiro, scendo. Facciamo forza su quadricipite della gamba per rimanere a terra. Spingendo bene il diaframma verso l'alto, con l'ultima la testa.
ripartiamo dal sacro, solo il sacro, lentamente il dorso e poi liberiamo il tratto cervicale. Guarda più bene in alto, chiudi il sacro, il dorso, la testa è ancora ferma lì, lavorare bene con il diaframma e ultimo il tratto cervicale. Cosa aggiungiamo? E mentre apriamo il sacro, il dorso, inspiro e andiamo a fare una bella bilancia. Quindi chiudendo il sacro, il dorso, andiamo ad unire il gomito sinistro al ginocchio destro. Inspira. Non perdete il controllo, eh? Due. Inspira. Anche la testa che va a cercare il ginocchio, fuori l'aria. Sacro, dorso e per ultima la testa che va a cercare il ginocchio. Ancora due. Inspira, sacro, dorso, per ultima la testa che va a cercare il ginocchio. Inspira. E cambiamo. Eccolo qua. Ripartite. Di nuovo dalla base del sacro, chiudendo il sacro, il dorso, ripartiamo da qui, mette acqua, chiudo il sacro e il dorso, per ultimo tratto cervicale. Apro bene le costole, fuori l'aria e le chiudo. Ricordatevi che ogni step successivo lo facciamo solo se siamo in grado, altrimenti ci fermeremo al movimento precedente. Adesso provate ad inclinare il busto e ritorno e fuori, inspira, fuori, inspira. È il vostro respiro che vi sostiene, quindi adesso andremo ad allargare la gamba sinistra all'esterno andando a spingere bene con l'esterno del piede, col metatarso del mignolo, inspiriamo, allunghiamo bene il nostro busto e incliniamo, ritorno, mi allungo, espiro. Non fate le cose velocemente, controllate. Inspiro. Espiro, scendo. E ritorno. Inspiro.
espiro e andiamo ad appoggiare il palmo della mano a terra, inspirando, allunghiamo bene, fuori l'aria. Mantenetele anche rilassate, andate di nuovo a fare forza e fuori l'aria, saliamo. Portiamo tutte e due le mani, inspiriamo e inspiriamo. Portiamo la mano dietro la testa, allungo. Riporta la mano dietro la nuca. Dobbiamo rimanere lì con un po' di forza, un po' di controllo, allunghiamo tutte e due le mani e fuori l'aria ci solleviamo. So che è molto intenso. Ultimo. Riallarghiamo bene le braccia prima di cambiare gamba, espirando andiamo a portare la nostra mano sulla punta del piede opposto. Inspiro, espiro. Apro, chiudo il mento. Fogliamo. Ultimo. Inspira e ritorna. Ecco qua, prima chiudiamo. Chiudiamo il mento. Chiudiamo il mento, mettiamo fuori l'aria. Allarghiamo la gamba destra, andiamo a fare la stessa cosa, quindi spingiamo bene la parte esterna del metatarso, chiudiamo i muscoli della gamba, inspiro, apro, espiro, c'è tutto di me, ritorno. Espiro. E ritorno. Inspiro. Ancora uno. Inspiro. Espiro, appoggio il palmo della mano, guardo bene il mio braccio. Poi lo faccio scendere verso la gamba. Esco. E giù. Apro bene la costola quando apro il braccio. Fuori l'aria scendo. Apro bene la costola, fuori l'aria. Sentirete che da una parte all'altra c'è un po' di differenza, eh? Quando butto fuori l'aria, e ritorniamo. Fai un bel respiro, porta bene le mani dietro alla nuca, inspira, allunga, inclina il busto, inspira, inspira.
inspiro. Inspiro. Aiutatevi sempre con i muscoli delle gambe. Ancora uno. Adesso mi raccomando, ricordatevi di agganciare tutte e due le braccia. Fuori l'aria, salgo. Lavorate bene con il diaframma. Ultimo. E fuori l'aria. Allarghiamo bene le braccia, facciamo un bel respiro. Fuori l'aria, scendo. Inspiro, apro. Ritorniamo bene al centro, le ginocchia sono parallele, fuori l'aria. Ci sediamo, cambiamo posizione, allunghiamo le punte dei piedi davanti a noi, la schiena dritta, fate un bel respiro, mantenete bene le spalle lontane, allargate un po' le gambe, chiudiamo il mento, spine stretch, riavvolgiamo vertebra per vertebra, allargate le gambe un po' di più. Chiudiamo piano il mento, buttiamo fuori l'aria. Sentite bene tutta la colonna vertebrale, sentite la nuca che si allunga verso l'alto, non abbiate fretta di ritornare. Chiudiamo bene il mento, fuori l'aria. Inspirando. Risaliamo vertebra per vertebra e iniziando a fare la nostra piccola C, portiamo le gambe con noi. Fuori l'aria. Inspira. Raccogli. Vai con le mani alle caviglie. Quando butti fuori l'aria, inspira. Espira. Inspira. Scendi piano, andiamo bene a tenere le caviglie con le mani, se non riuscite a tenere le caviglie va benissimo anche tenendo le mani sotto alle ginocchia. Inspiriamo, espirando andiamo ad aprire la gamba destra e la sinistra. Prima lo fate tenendo l'appoggio dei piedi a terra, inspiro, fuori l'aria. Inspira, cercate di mantenere bene la schiena dritta invece, fuori, quando fate l'esercizio, sulle spalle, bene verso l'alto, mantenete l'allineamento e espirando, inspira, una volta la destra, una volta la sinistra, con controllo, fuori l'aria, tutte e due, inspira, espira. Mi raccomando, inspira. Fuori l'aria, tutte e due. Le gambe si devono ancora mantenere vicino al busto, mentre fate questo movimento inizialmente. Fuori l'aria, destra, sinistra, controllate.
gambe vicino al corpo, torna. Date spazio al vostro addome, date spazio fuori l'aria e poi andate a distendere bene le gambe e a spingere anche con il piede martello per sentire la forza e il controllo sulle gambe. Scendiamo, open leg rocker, quindi inspiro, srotolo, fuori l'aria, torno bene, inspiro. Mantenetevi sempre in equilibrio. Se tenete bene il controllo e la forza sui muscoli delle gambe, inspirate, andiamo a piegare piano le ginocchia, le portiamo verso il petto e ci chiudiamo un attimo con la testa sulle ginocchia. Rilassate tutto il corpo, scendete giù piano. Cerchiamo di rimanere ancorati bene alle piante dei piedi e lentamente srotoliamo vertebra per vertebra. Tenete il mento chiuso, allunghiamo bene le braccia dietro, facciamo un bel respiro, riportiamo il palmo della mano a terra, fuori l'aria, facciamo una serie di esercizi di coordinazione, che è molto importante la coordinazione. Quindi spostiamo il nostro bacino bene avanti, rilassiamo le spalle, portiamo le braccia lungo i fianchi, andiamo a sollevare il ginocchio destro a tavolino e il ginocchio sinistro a tavolino e inspirando anche le nostre braccia. Inspira, espira. Quando inspiro allungo il braccio sinistro indietro e il braccio destro, scusate, e la gamba destra. Fuori l'aria di toro. Devo sentire che sono perfettamente ancorata alla gamba e al braccio opposto. Fuori l'aria torna. Cambio. Cercate sempre l'aiuto del respiro, cercate sempre di mantenere il vostro busto allineato, inspira, liberate le braccia e le gambe in modo che possano lavorare mentre il vostro box rimarrà perfetto. Vorremmo fare la stessa cosa, inspiriamo ed espirando, lasciando aprire la nostra gamba, eccola là, all'esterno. Esercizio che coinvolge il pavimento pelvico, inspira. Il braccio e la gamba sono uniti da un filo. La gamba e il braccio opposto devono rimanere immobili. Inspira. Cambio. Inspiro. Espiro. Inspiro, filo. Espiro, il filo, inspiro,
benissimo, riportiamo i piedi paralleli, in piazza parallela, scendiamo con il piede destro, scendiamo con il piede sinistro e inspirando portiamo bene le braccia indietro, fuori l'aria, disegnate un cerchio intorno a voi, chiudiamo piano il mento, buttiamo fuori l'aria, buon lavoro.